Chi mi conosce bene sa che, non so, ho qualcosa che attrae le forze dell'ordine. Dice, no, non è una videocamera, perché? Non fare poco. Per quale motivo? Probabilmente saranno i capelli, almeno così mi chiedevo all'inizio, ma mi sbagliavo perché li ho tagliati. E resta il fatto che non tanto mi sopportino. Sono un giornalista, che gli era già? Radio Città Benevento, questo com'è? Ma io, veramente. Prego, devo fare la ripresa, vieni con me, sto qua. No, lo faccio qua la ripresa. Dio santo, ma veramente state scherzando? Ma è follia. Rispetto sempre le norme del codice della strada, distanza di sicurezza, velocità, resto sempre nei limiti, pago sempre puntualmente l'assicurazione anche prima che scada. Metto sempre la cintura di sicurezza. Capita spesso che io venga puntualmente fermato ai posti di blocco. Cosa che mi sta anche bene, in un periodo di crisi, ma comunque anche negli ultimi anni, in momenti bui della nostra società, è giusto che ci sia un controllo e che venga fatto quotidianamente. Ma no, sembra a me. No, solo a me. Perché puntualmente mi capita di venire fermato quasi tutti i giorni. Detengo diversi record, quello di essere stato fermato 4 volte da 4 forze dell'ordine diverse, guardia di finanza, carabinieri, polizia e vigili urbani, nello stesso giorno, nell'arco di 24 ore. Capita, come questa settimana che si è appena conclusa, che io venga fermato 3 volte in 5 giorni. E che l'ultima volta che mi fermino succede che mi facciano una multa. Qua c'è il verbale, preso circa un'ora fa. Questa è la prima multa presa in 11 anni che ho la patente. Perché il fanale di destra della mia automobile non funziona bene. 78 euro. Come detto, tutto avviene sul finire di una settimana in cui mi hanno fermato 3 volte. Iniziamo con la prima. Cioè, invece di prendere i delinquenti, davanti al mio ufficio, in macchina fermo a aspettare che si sbrini il vetro, si ferma la pattuglia della polizia e mi chiede i documenti e che sto facendo? Sto sbrinando il vetro. E i documenti ancora non me li danno. Meraviglia delle meraviglie. Buonanotte, arrivederci. Che livello. Questa era la prima volta che mi hanno fermato questa settimana. Buffa e comica, avevo deciso di riprenderla perché mi sembrava assurdo non essere fermato e avere a che fare con un posto di blocco. Nel senso che sono loro che si sono fermati e mi hanno chiesto i documenti pensando chissà che, ma ci poteva stare. Era luna di notte, era in un parcheggio pubblico con l'auto accesa. Certo, se fossi stato un ladro non è che restavo lì col motore acceso, i fari, a aspettare che mi fermassero, sarei già scappato. Comunque, voglio dire che hanno fatto bene e che comunque è un controllo di routine. Allora mi sono cominciato a chiedere se io non ho mai guidato in stato di ebbrezza, non mi hanno mai fermato in possesso di sostanze stupefacenti, non ho mai fatto nulla di illegale, perché continuano a fermare sempre solo me? Infatti adesso vediamo la seconda volta che mi hanno fermato. La prima è stato martedì, la seconda mercoledì. Ho anche cambiato macchina, convinto che fosse un problema della mia automobile. Ero con un'altra vettura, quella di mia mamma. Eppure. Sembra così. Seconda sera mi rifermo. Avevo cambiato vettura, però la situazione è sempre la stessa, mi fermano comunque. Da premettere che prima di me c'erano altre 2 vetture che non sono state fermate, hanno aspettato proprio me. E vabbè, però anche questa volta non sono state constatate infrazioni, perché in effetti avevo la cinta ed era tutto in regola. Come tutte le volte che sono stato fermato da qualcuno o da qualche così individuo addetto a farlo. Beh, insomma, di cose me ne sono chieste tante, ne continuerò a chiedere, penso. Adesso andiamo a vedere giusto una parte dell'ultima volta che mi hanno fermato, almeno questa settimana, perché sta per iniziarne un'altra e sicuramente avrò a che fare con altri posti di blocco. Però stavolta mi hanno fatto la multa. E ci può stare, perché non mi ero accorto, probabilmente nel tragitto che ho fatto dall'ufficio a casa, non avevo valutato che avevo un faro cieco, o meglio, non funzionava una navigante, le luci di posizione erano funzionanti. Non me ne ero accorto, anche perché ero in centro urbano con le luci artificiali, non l'avevo notato.
che Albini ha iniziato a scrivere prima ancora che mi dicesse che cosa fosse successo, ma non è un problema, avevo sempre la cinta, tutto in regola. Due cose mi hanno dato fastidio, senza neanche chiedermi nulla, il brigadiere che stava redigendo l'atto del verbale ha pronunciato la seguente frase: a chist che verbale c'è già fa? Chist sarebbe Mario La Moneta, cioè io. E mi ha dato tanto fastidio, ma la cosa che veramente mi ha dato fastidio è che mentre scriveva il verbale è passato un suo amico in auto, si è fermato al centro della strada senza mettere l'indicatore di direzione e senza cinta ha abbassato il vetro e l'ha salutato senza indossare la cintura di sicurezza. Il brigadiere ha ricambiato il saluto anche con un bacio, l'individuo è andato via e io mi sono preso 78 euro di multa perché non avevo un fanale funzionale. Al brigadiere che ha fatto il saluto al suo amico senza cintura di sicurezza ho esclamato: brigadiere, ma se la prossima volta vi saluto pure io senza la cintura, multa non me la facite. Non ha risposto. Adesso vi chiedo, dopo aver visto il video dell'ultimo posto di blocco che mi è costato 78 euro, io mo secondo voi che avessi a fa? Perché fermano sempre me? Perché in questa città ci sono solo io? Non credo. Perché è una questione della mia macchina? No, la cambio, non è sempre la stessa. Pensavo fossero i capelli non sono. Pensavo di aver preso una macchina di un'automobile di seconda mano che magari era appartenuta a qualcuno che aveva dei problemi con la giustizia, ma non è così. E pensate che un anno ho chiesto a un mio amico, che lavora in un corpo d'arma, di farmi sapere quante volte ero stato fermato in 365 giorni, 87 volte, in media un giorno su 4 in un anno, io sono stato fermato in un posto di blocco. E poi devo assistere anche a determinate scene, non lo so, secondo me siamo in tempi strani, troppo strani.